La mia vita è sempre stato un viaggio. Ho viaggiato all'estero, sono arrivato in Australia e in Australia c'è stato il momento di un po' di svuoto. Da lì proprio l'interesse, c'è stato un po' più l'interesse per la biodinamica, il biologico e come dire, l'interesse anche proprio per la terra. Per approfondire lo studio del pane è capitata la pubblicità da qualche parte dell'inizio dell'alto apprendistato di pane a Pollenzo. E lì mi è sembrato qualcosa di incredibile, perché dicevo, cavolo, la presenza del noto Eugenio Paul che venne un giorno con due grossi micconi da 2 chili ciascuno, senza dir niente, ci fece assaggiare questo pane. E dopodiché ci svelò, allora, questo che avete assaggiato e che la maggior parte di voi mi ha detto che è migliore dell'altro, ha 2 settimane, mentre quest'altro ha appena 2 giorni. Lì è stato per me il click, dico, questo è quello che voglio fare, è un pane che non ha fretta, che si sviluppa, che dà il meglio dopo. In questo momento produco il mio pane, che è un micone da 1 chilo. La mia idea di fare il pane è un'idea di fare il pane non tutti i giorni, farlo 2 volte alla settimana e riuscire magari a intervallarlo con attività agricola, con attività di macinazione. Questo è il mio obiettivo, cioè poter avere la gratificazione, la soddisfazione di avere una cerchia di persone che è entusiasta del pane che faccio.